Allora, oggi ripassiamo il Senato, Ma non l'avevamo abolito? Ma no, cambia soltanto che i cittadini non lo leggono più direttamente. Iniziamo male con il passo, No, ce l'ho, il Senato ce l'ho. Allora, partiamo con la composizione, sì. Allora, con la riforma i senatori passano a 100, di cui 95... rappresentativi delle istituzioni territoriali. Bravo! E gli altri 5? Gli altri 5 nominati direttamente dal Presidente della Repubblica. Bene. E quindi parliamo della riduzione dei costi della politica, che piace sempre a tutti. E poi... ma perché rappresentanti delle istituzioni territoriali? Perché i senatori saranno sindaci e consiglieri regionali. Ah, bene. Ma quindi avranno un doppio lavoro? Riunione coi capigruppo! Consiglio regionale! Discussione di DL e matrimonio da ufficiare! Ma quindi come si fa? Ubiquità? Quanto dura il mandato dei senatori? Beh, dipende, perché da che sono sindaci e consiglieri regionali, quando gli scade il mandato territoriale o quando si dimettono o metti che cade la giunta, allora decade anche la nomina senatoriale. Ma quindi la composizione del Senato cambia in continuazione? Ma non possiamo una cosa del genere il 12 dicembre. Tenete conto dei costi, tenete conto di quelli che sono i costi. Ma che è successo? Deve essere scaduto il mandato! Oddio, anche da noi ci sono le elezioni! Ma aspettiamo i prossimi. Ma questo è un disastro! No, è liquidità. Liquidità. E perché è necessaria? Perché così l'Italia riparte! Si è fermato. Abbiamo una riunione. C'è qualcuno?